Sono stabili le condizioni di salute del 55enne Tifernate, ferito dallo scoppio della bombola di GPL che ha sventrato la casa in cui risiedeva. L'uomo ieri è stato trasferito al centro Grandustione di Pisa con codice rosso e prognosi riservata. Il Tifernate è arrivato nella struttura sanitaria toscana poco dopo le 19. Il servizio 118 di Perugia, attraverso l'ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia, ha riferito che le condizioni del 55enne sono molto gravi. L'uomo, lo ricordiamo, con ustioni sull'80% del corpo, non respira autonomamente, è intubato ed è ricoverato con riserva di prognosi. Nei prossimi giorni verrà ricoverato. Intanto l'attacco eseguito nell'ospedale di Città di Castello prima del trasferimento non ha mostrato nessun segno di trauma maggiore dovuto alla caduta. Intanto i carabinieri di Città di Castello, che seguono le indagini, hanno sequestrato la struttura situata in via Martiri della Libertà su disposizione del PM Milani, che ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime e danneggiamento. Resta infatti da capire le cause che hanno portato alla deflagrazione di una bombola di GPL all'interno dell'appartamento situato al primo piano e perché l'uomo avesse utilizzato questo tipo di gas. Da questa mattina intanto sono all'opera anche le squadre operative del Comune di Città di Castello per la rimozione degli oggetti scaraventati lontano dallo scoppio della bombola. Via Martiri della Libertà intanto resta interdetta al traffico sia per quanto riguarda i veicoli sia per i pedoni.